Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Sono le 14, qualche secondo. C'è una breaking news, insomma, pochi minuti fa, un incendio che ha riguardato alcuni autobus dell'AMACO, l'azienda del trasporto pubblico locale di Cosenza. Un operaio è stato investito dalle fiamme ed è stato trasferito in elicottero al centro Grandi Ustionati di Bari. Un operaio rimasto coinvolto, appunto. Ecco, vedete anche alcune telefoto dell'esplosione avvenuta stamattina. I veicoli erano dismessi, erano in corso le operazioni di smantellamento, in particolare di bombole di metano che alimentavano appunto questi mezzi. Quando si è innescata una fiammata, il rogo dal primo autobus poi si è propagato anche a quelli vicini. E comunque l'operaio è stato soccorso con immediatezza dal 118, è stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale, è stato stabilizzato dai medici e insomma c'ha delle ferite serie, chiaramente, ecco, sono estese in tutto il corpo e anche per questo motivo si è deciso appunto per il trasferimento a Bari. Poi le squadre dei vigili del fuoco impegnate hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'intera zona. Chiaramente nelle prossime edizioni vi daremo ulteriori delucidazioni su questa notizia, ma l'apertura che avevamo scelto oggi era sulla Regina Calcio, perché di fatto il ricorso è stato respinto e quindi di conseguenza ufficialmente a questo momento la Regina non è più tra i professionisti perché dovrebbe ripartire dalla Serie D. Comunque un po' di particolari ce li racconta Luigi Saporito. Non ammessa lo scorso 20 giugno, non iscritta oggi nonostante il ricorso. La Regina è fuori dalla Serie B anche dal calcio professionistico, ma ha ancora due cartucce a sua disposizione per far valere le proprie ragioni. Il mancato pagamento entro il 20 giugno dei 757.000 euro, quello del debito definito dal Tribunale di Reggio, per intenderci, è stato fatale alla società Amaranto. Pagamento che ha perfezionato solo ieri. E perché non farlo entro il 20 giugno, si chiedono in tanti? Un mistero che forse rimarrà tale che al momento sta costando carissimo alla squadra del patron Felice Saladini, che con ogni probabilità vedrà sfumare anche il passaggio di proprietà ad un fondo inglese. Dicevamo ancora due cartucce nel caricatore della Regina. Quelle delle due prossime scadenze del 20-21 luglio con il ricorso al collegio di garanzia del CONI e poi quello del 2 agosto al TAR. La FIGC vince ancora lo scontro tra le leggi dello Stato e quello dello sport, così come era successo in occasione della penalizzazione dei 7 punti, diventati poi 5, inflitti alla società calabrese durante il campionato, che subito dopo, soddisfatta del trattamento, decise di non ricorrere in appello. Ora invece di mezzo c'è la Serie B, ovvero la sopravvivenza, e crediamo che la società calabrese andrà fino in fondo alla questione. Rimarrà comunque un'estate ancora lunga e calda perché comunque vada a finire, ci saranno felici e scontenti gli immancabili ricorsi. Il Lecco invece ottiene la missione alla Serie B, giustamente guadagnata con la vittoria nella finale contro il Foggia. Nulla da fare invece per il Siena, fuori dal calcio professionistico. Ancora con la cronaca, perché è stato arrestato un narcotrafficante, si trova, ovviamente di origini calabresi, si trovava in Libano e in quel momento mangiava in un ristorante importante. Vediamo. La Guardia di Finanza ha arrestato in Libano il latitante Bartolo Bruzzaniti, di 46 anni, originario di Locri, considerato tra i più importanti narcotrafficanti a livello internazionale. Il latitante è stato rintracciato in un ristorante di Giugnè. L'uomo era ricercato da quattro procure, quella di Reggio Calabria, Milano, Genova e Napoli, sotto il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Dal mese di ottobre del 2022, in particolare, si era sottratto all'arresto nell'ambito dell'operazione Levante, coordinata dalla DDA Regina, che aveva coinvolto 36 persone. Bruzzaniti è stato arrestato dai finanzieri di Reggio Calabria con il coordinamento della DDA diretta da Giovanni Bombardieri, a conclusione di indagini svolte con il supporto delle più importanti istituzioni ed agenzie europee ed internazionali impegnate nel contrasto dei crimini trasnazionali. Nel corso delle indagini che hanno portato all'operazione Levante sono state sequestrate oltre 4 tonnellate di cocaina per un valore stimato di 800 milioni di euro. Bruzzaniti sarebbe responsabile della progettazione e dell'esecuzione di un vasto traffico di sostanze stupefacenti dal Sud America alla Calabria, consistente in importazioni periodiche di oltre 2 tonnellate ciascuna. Nell'operazione Levante è stato coinvolto anche il fratello di Bruzzaniti, Antonio, in un primo tempo irreperibile pure lui, e successivamente arrestato al rientro dalla Costa d'Avorio, il paese in cui si era stabilito. Bartolo Bruzzaniti è l'ultimo dei 76 esponenti della
criminalità organizzata, tra cui 35 latitanti, che in 3 anni il progetto ICAN ha consentito di arrestare in tutto il mondo. E intanto la Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo nei confronti di Marco Gallo e 15 anni di carcere per la moglie Federica Guerrise per l'omicidio del fruttivendolo Francesco Berlingeri, avvenuto il 19 gennaio 2017 a Lamezia Terme. Dunque diventa definitivo il primo ergastolo per il killer lamettino, accusato anche dell'omicidio dell'avvocato Francesco Pagliuso, del dipendente delle Ferrovie della Calabria Gregorio Mezzatesta e dell'imprenditore lamettino Domenico Maria Gigliotti. Secondo le indagini, Gallo avrebbe eseguito l'agguato, quello per il quale è stato condannato in via definitiva, sparando da distanza ravvicinata alla vittima mentre questa stava scaricando della merce davanti al suo negozio. La moglie avrebbe invece fatto da specchietto, avvisando telefonicamente il marito dell'arrivo di Berlingeri. Allora, avete sentito questo allarme, questo messaggio vi è arrivato sui vostri cellulari esattamente a mezzogiorno? Sinceramente a me sì, e dunque questa sperimentazione in Calabria sembra avere funzionato. Vediamo che cosa ci racconta dalla Protezione Civile Antonio Capria. Alle 12 in punto sui telefonini dei calabresi è apparso un messaggio di allarme. Un avviso sperimentale lanciato da IT Alert, il nuovo sistema di allarme pubblico della Protezione Civile, che servirà ad avvertire la popolazione di una determinata area geografica, di un'emergenza climatica in arrivo o di una catastrofe naturale in corso. Certo, IT Alert, quando poi sarà operativo, probabilmente l'anno prossimo, consentirà al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile di inviare dei messaggi, quindi di avvisare la popolazione, in determinate circostanze quando avvengono eventi particolarmente importanti. Attualmente sono previsti messaggi qualora si verificano eventi legati al rischio maremoto, quindi lo tsunami, rischio vulcanico, rischio industriale, rischio di crollo righe, e rischio radiologico e rischio nucleare, in modo tale che in maniera selettiva i cittadini possono essere avvisati. Con l'arrivo del messaggio viene richiesta ai cittadini la compilazione di un questionario. Molto importante, una volta ricevuta la notifica che è accompagnata da un allarme sonoro, compilare il questionario che si trova sul sito di IT Alert. Questo ci consentirà di comprendere la reale portata dell'esperimento e di verificare che effettivamente abbia avuto una buona diffusione e un buon successo. Una cosa molto importante: non si tratta di avere i numeri di telefonini da parte del Dipartimento Nazionale, perché la tecnologia è self broadcasting, quindi ci si appoggia sulle celle degli operatori telefonici. Un po' di preoccupazione per qualcuno meno informato, il sistema ha suscitato la curiosità da parte dei cittadini. Un'ottima cosa, penso che sia una cosa molto utile, speriamo che sia meglio organizzata e più accessibile a tutti quanti. Allora, è una cosa nuova, spero funzionerà, e la trovo molto utile e credo molto efficace. Sì, ero molto curiosa e la sensazione è stata abbastanza strana. Sì, mi sono fermata, ho letto il messaggio e poi ho guardato intorno per vedere se è arrivato anche ad altre persone. Non lo ricordavo, l'ho letto stamattina, poi 2 secondi fa mentre parlavo con mio fratello è arrivato questo alert e lui si è un pochettino spaventato, io gli ho detto no, non hai letto. Comunque, una cosa molto positiva. Adesso parliamo di un traffico di migranti, perché ci sono 2 condanne a 4 anni e 10 mesi per 2 soggetti. 4 anni e 10 mesi di carcere per entrambi e 700.000 euro di multa. È la condanna inflitta dal Tribunale di Reggio Calabria al russo Dimitri Oblagin, detto Dima, e al turkmeno Gadam Dovlet Gelvie, accusati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il sostituto procuratore della DDA di Reggio, Sara Amerio, aveva chiesto una pena di 10 anni di reclusione e 1.600.000 euro di multa per ciascuno dei 2 imputati. Il processo, celebrato con il rito abbreviato davanti al GUP, nasce da uno dei tanti sbarchi registrati a Roccella Ionica negli ultimi anni. I 2 sono accusati di essere gli scafisti della barca a vela partita dalla Turchia e arrivata a Roccella Ionica il 23 agosto di 2 anni fa, con a bordo 98 persone, tra iraniani, iracheni e siriani.
Al momento dello sbarco, i due imputati si erano confusi con i profughi, ma sono stati arrestati dalla squadra mobile di Reggio Calabria lo scorso maggio a Lucera, in provincia di Foggia, dove hanno lavorato per un breve periodo in un B&B in attesa di procurarsi dei documenti falsi che, secondo gli inquirenti, gli sarebbero serviti per lasciare l'Italia e ricominciare, con altri nomi, a trasportare profughi per conto di un'organizzazione criminale. Durante le indagini, due trafficanti sono stati intercettati dalla seconda sezione della squadra mobile, che è riuscita a ricostruire i contatti e anche il flusso di denaro che i due soggetti ricevevano dall'estero sulle carte di credito in loro possesso. E ci sono ancora sbarchi al porto di Roccella Ionica. C'è stata un'operazione di soccorso in mare con dalla Guardia Costiera, in 54 stavolta sono stati soccorsi e trasportati dalla Guardia Costiera, appunto. Tra i profughi, in prevalenza afghani, sono pure 10 donne. Prima di essere intercettati, i migranti, a quanto pare partiti dalla Turchia, si trovavano a bordo di una piccola barca a vela, intercettata a circa 100 miglia dalla costa calabrese. Con quest'ultimo arrivo sono 27 gli sbarchi avvenuti a Roccella Ionica nel 2023, il totale, persone ovviamente di varie nazionalità, è di 3.500 migranti. Un salto a Castrovillari, un altro sit-in, stavolta riguarda un altro reparto di quell'ospedale. Nuovo sit-in questa mattina, sempre davanti all'ingresso principale dell'ospedale di Castrovillari, organizzato dalle associazioni e dal consigliere regionale Ferdinando Laghi per smuovere risultati e coscienze sulle condizioni dello SPOC del Pollino. E così, dopo emodinamica, anestesia e rianimazione, ora fari puntati sulla broncopneumologia. Un reparto, fra l'altro, importante e fondamentale, perché è l'unico di questa natura presente nell'azienda sanitaria provinciale. È un reparto che lavora a Castrovillari da ben 15 anni, quindi ha accumulato esperienze e competenze che dà non soltanto ai pazienti ricoverati, ma anche a pazienti che vengono da altre strutture ospedaliere e agli ambulatori. Oggi personale carente, con limitazione di impiego per problemi di salute che nei fatti ne riducono il numero, liste di attesa che rinviano purtroppo all'anno prossimo. Il problema del personale fa sì che adesso le prenotazioni ambulatoriali arrivino al 2024, questo non è possibile. La cosa che mi fa rabbia è l'ufficio protesi, che è chiuso il martedì, giovedì e nei giorni di rientro. Io non ho capito queste nuove disposizioni che l'ha messo. Io non ho paura di parlare perché dico quello che sento, quindi mi possono attaccare come vogliono. Ce l'ho col direttore, perché se quello è un altro che è signore pietà. Questo è un sit-in aperto, sono iniziative aperte a tutti, sperabilmente soprattutto alle istituzioni. Dobbiamo prendere nota che mancano le istituzioni. Il sindaco, vale la pena ribadirlo, è il responsabile principale della salute della sua popolazione. Un sindaco che non presta attenzione ai problemi della sanità che riguarda la sua popolazione è un sindaco che non fa bene il suo lavoro. Onestamente, se si fanno dei sit-in, e io lo sento adesso che c'erano questi sit-in, e non si invitano le persone, o qualcuno pensa che lanciando sui social la gente ne sia informata, ecco, io sono a capo di un'amministrazione e onestamente di questo sit-in non sapevo niente. Il mio assessore Ernesto Bello, che invece è un po' più social del sottoscritto, l'ha saputo ed è andato, quindi l'amministrazione stamattina era presente. Possiamo dire, sindaco, che il prossimo sit-in, che ci sarà venerdì prossimo, glielo anticipo io, insomma, sarà presente. Beh, se lo so, sì, però ecco, sarebbe buona norma da parte degli organizzatori almeno un messaggino. E beh, insomma, da questo punto di vista, sì, quando si organizzano eventi e manifestazioni di questa natura è bene che si formalizzino le richieste con le istituzioni per dare anche proprio, ecco, dignità istituzionale anche a questi percorsi. Ma la nostra è solo un'opinione, naturalmente. Per un sindaco che, come dire, è assente, a questo punto giustificato, un altro che invece, niente, viene minacciato, sporco razzista fascista, datti pace, goditi la famiglia e non rompere. Questo è il contenuto, anzi lo vedete
in questa telefoto, una lettera anonima che è stata ricevuta dal sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo. Minacce, vedete, scritte, sì, probabilmente con un normografo, credo di poter dire, insomma, comunque a mano, ecco, diciamo così, su un foglio di quaderno a righe, le vedete, righe orizzontali, e recapitate appunto al sindaco. Ovviamente sono stati informati i carabinieri della stazione di Praia. Si respira un brutto clima, ha detto Antonino De Lorenzo, il sindaco. Sono incredulo, confido nelle forze dell'ordine, speriamo risalgano appunto presto al responsabile di questo gesto. E niente, rispetto delle regole, dice, la nostra amministrazione pretende da tutti. Chiaramente, evidentemente, questo rispetto delle regole comincia a dar fastidio a chi pensava di poter fare quel che voleva e invece non, a questo punto non lo fa più. Il riferimento, scrive sempre il sindaco, è anche a recenti fatti di cronaca che sono stati registrati appunto a Praia Mare. In città della regionale, decimo comitato di sorveglianza del Por Calabria, 62% di fondi, adesso si sta discutendo anche di rimodulazione, vediamo. Finora la Regione Calabria ha speso 1.400.000.000 dei fondi europei della programmazione 2014-2020, pari al 62% della dotazione complessiva di 2.260.000.000 e impegnato 2 miliardi, pari al 90,2%. Sono i dati riferiti dalla Regione durante i lavori del Comitato di Sorveglianza sullo stato di attuazione del Por Calabria. E noi siamo sullo stesso livello delle altre regioni come livello di spesa, e naturalmente c'è tanta strada da fare ancora, abbiamo appena, appena illustrato i dati, e quindi ci aspetta un periodo di lavoro duro. Siamo confidenti, nel senso che riteniamo di avere messo in campo le procedure idonee affinché i target di spesa siano conseguiti. Abbiamo fatto adesso i conteggi al netto del programma SAFE sui ristori energetici, 397 milioni di spesa pubblica, di cui 314 comunitaria e la rimanente fondo di rotazione nazionale e regionale. Le criticità sono tante, no? Perché, però le criticità sono le lezioni apprese fondamentalmente. Noi, il Presidente, nel chiudere il suo discorso ha fatto un riferimento alla capacità amministrativa. Per la prima volta lo Stato membro Italia si dota di un programma specifico che si chiama Capacità per la coesione, che vale 1,5 miliardi di euro, per facilitare i processi di accesso ai fondi comunitari. È chiaro che quello che si chiede è un modello di crescita per tutti, un modello in cui ci siano tempi certi per tutti. Dicevo prima che in realtà l'amministrazione regionale alla fine gestisce poco più di un terzo del programma, tutto il resto viene distribuito su enti locali, università, organismi intermedi. Quindi io credo che tutti quanti, ovviamente a cominciare da noi, per carità, assolutamente, perché diamo le carte, quindi è giusto che cominciare da noi, però tutti quanti dobbiamo fare un passetto in avanti rispetto alla, come dire, sostenibilità e alla capacità di essere scrupolosi nei modelli di attuazione. Nicolai si è soffermato anche sul nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei della Regione Calabria, quella del settennato 2021-2027. Siamo pronti, abbiamo approvato il 30 giugno, è un termine regolamentare, il sistema di gestione e controllo. Abbiamo fra l'altro già iscritto in bilancio le prime somme, c'è un avviso in preinformazione sull'occupazione e occupabilità nel turismo, abbiamo messo in piedi già un progetto sulla transizione digitale. La 21-27 è praticamente partita. 3.173.000.000 tra fondo di sviluppo tra FSE e fondo di sviluppo regionale FESDRA. Adesso parliamo anche dell'assessore Varia allo sviluppo economico, perché fino al 7 di settembre c'è la possibilità di presentare candidature per diciamo sostegno alle imprese. Vediamo. La Regione Calabria già interviene con propri strumenti nell'intero ciclo di vita di una start-up. In questa direzione il governo calabrese intende proseguire un percorso virtuoso di sostegno alle imprese. Sono convinto che ricerca e innovazione, da perseguire in collaborazione tra mondo produttivo, della ricerca ed enti territoriali, siano i presupposti fondamentali per la competitività e che le start-up di oggi saranno le grandi imprese di domani. Lo ha detto l'assessore regionale allo sviluppo economico Rosario Varì, intervenendo all'apertura della call Tech for You Empowering Possibilities. La call è collegata al bando indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica di fine 2021
che ha visto l'ecosistema dell'innovazione di Calabria e Basilicata, nato dalla collaborazione tra gli atenei statali delle due regioni e le sedi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, riconosciuto tra gli 11 ecosistemi dell'innovazione territoriale finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una giuria scientifica di esperti selezionerà i migliori 30 progetti che accederanno al percorso curato da Entopan Innovation, incubatore e acceleratore dell'Harmonic Innovation Group. Ci sono le università, ci sono gli enti di ricerca, ci sono gli enti territoriali, c'è il mondo imprenditoriale coinvolto. Il governo regionale è particolarmente impegnato a sostenere la ricerca e l'innovazione perché riteniamo che siano il presupposto per la competitività delle nostre imprese ed è altresì impegnato a sostenere la nascita e la crescita delle start-up. Noi abbiamo un importante sistema anche di formazione nelle nostre università, i giovani laureati, soprattutto nelle discipline STEM, sono molto molto ricercati, quindi creare in Calabria delle occasioni di crescita delle start-up e delle imprese innovative significa farli rimanere sul territorio, farli lavorare sul territorio a vantaggio naturalmente, oltre che della nostra regione, dell'intero sistema paese che ha bisogno di innovazione, ripeto, a sostegno della competitività del mondo imprenditoriale. C'è anche la riqualificazione di parchi, quindi diciamo di aree all'aperto, aree fra l'altro pubbliche, insomma, ecco, messe a disposizione dei cittadini. E c'è una riqualificazione che riguarda un parco in particolare a Crotone. Vediamo di che si tratta. Nuova vita a quello che una volta era il Parco delle Rose e che da oggi cambia nome, si chiamerà Parco Vincenzo Scaramuzza, un polmone verde rimesso a nuovo da parte dell'amministrazione comunale, con l'esordio ufficiale da parte dell'assessore all'ambiente Angela Maria De Renzo e del sindaco Vincenzo Voce, che ne hanno spiegato le finalità. Con molto piacere partecipo all'inaugurazione di un punto nevralgico per la città, perché penso che questo parco sia nelle corde di tutti i cittadini, tra i primissimi che sono stati creati per i nostri bambini, per il passatempi e quindi per le passeggiate, quindi di conseguenza sono molto contenta che sia capitato proprio con l'inizio del mio assessorato l'inaugurazione di questo bellissimo posto. Non è stato facile mettere su, o meglio ripristinare, questo polmone verde, ma l'importante però è mantenerlo. Penso che ci voglia il contributo di tutti, sicuramente vedo che l'amministrazione ce l'ha messa tutta e adesso toccherà ai cittadini a fare tutto quello che sia possibile per mantenerlo come lo troviamo oggi, in perfetta salute. Al di là della manutenzione dei parchi, la città ancora sta soffrendo moltissimo. Però grazie alle nuove assunzioni che abbiamo già fatto il 1 luglio e altre 13-14 le faremo il 16 luglio, io penso nel giro di veramente un mese o qualche settimana di recuperare rapidamente. Sui parchi abbiamo restituito alla collettività il Parco al Gesù, adesso questo Parco delle Rose, il parco in via Tellini è in fase di manutenzione, la villa comunale la stiamo riorganizzando, quindi insomma un bel segnale che vogliamo dare per la manutenzione del verde, perché affinché i cittadini veramente usufruiscono di questi parchi con dignità. Vi do io un altro segnale, un altro invito, perché l'Avis Comunale organizza proprio per questo sabato dalle 8 alle 11 una raccolta di sangue presso il Marrelli Hospital di Crotone. L'iniziativa è organizzata in collaborazione proprio con la clinica, dove saranno presenti le auto emoteche e i collaboratori dell'Avis per accogliere appunto i donatori. La donazione di sangue, soprattutto in estate, lo ribadiamo, è importante, perché permette di mantenere le riserve di sacche di sangue. Donare il sangue riduce il rischio di cardiopatie e
colesterolemia, rende più consapevole dell'importanza dello stare in salute e attiva fra l'altro anche il metabolismo. Inoltre ogni donatore sarà sottoposto gratuitamente ad analisi del sangue, che ovviamente riceverà poi successivamente a casa, in modo da poter tenere sotto controllo il suo stato di salute. Quindi vi invitiamo oggi, sabato 8 luglio, dalle 8 alle 11, nei pressi della clinica Marrelli Hospital. E adesso le previsioni del tempo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni di Travimeteo. Durante la giornata di sabato l'anticiclone di matrice nordafricana interesserà tutta Italia e si estenderà dall'entroterra sahariano, una massa di aria bollente in direzione Italia. Perturbazioni che per un po' di giorni, fino a metà settimana, rimarranno ad ovest dell'Italia. Nel dettaglio la nuvolosità, cieli sereni o poco, nuvolosi dappertutto, c'è poco da raccontare. Andiamo a vedere le temperature più che altro, perché già i 35 gradi si toccheranno su molte zone del centro Italia, 36 gradi su Firenze, Roma, al nord Italia valori attorno ai 30-33 gradi, qui netto aumento termico domenica. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo. Sono le 14, 20, quasi 26 minuti, grazie per averci seguito, lasciamo la linea a Luigi Saporito, il suo Smart Sport, noi ci vediamo più tardi alle 5:30.